Seconda parte di Set in Punto, in cui vogliamo occuparci di arte. È stato un po' il tema della Biennale di Architettura in corso a Venezia, un po' fare il focus su come rigenerare, rianimare quelle che sono le periferie della città. E c'è un atteggiamento di nuove espressioni artistiche urbane. In realtà l'arte urbana è sempre esistita nei capitali europee, pensiamo a Berlino, pensiamo a New York, sta prendendo un po' piede anche nelle nostre città, soprattutto anche nelle città del nord-est, che potrebbero sembrare delle città tutte a modino, tutte sistemate. Abbiamo incontrato nei giorni scorsi degli street artist e oggi invece vogliamo parlare della visual art. E qui con noi abbiamo un visual artist, do il buongiorno e benvenuto ad Emanuele Panzarini. Buongiorno. Dinamiche d'arte abbiamo titolato questa puntata perché lei è specialista in installazioni. Ha iniziato piano piano e sta diventando una sorta di funambolo quasi creativo che monta e smonta delle idee, delle soluzioni in giro per le città anche in Europa, creando dei sogni, delle sensazioni particolari. Ma non si limita a fare delle installazioni in loco, addirittura delle installazioni in movimento. Vediamo questi due video e Certo. poi le lascio la parola. Nasce questo progetto. Allora, sostanzialmente, appunto, come dicevi poc'anzi, mi occupo di installazioni ambientali e nella fattispecie negli spazi pubblici. Quindi cerco di portare all'esterno le mie idee, la mia arte e in qualche modo per stimolare e coinvolgere il pubblico. Quindi uscire dalle gallerie all'interno di un pubblico ben definito e interagire con persone di ogni età, di ogni sensibilità, cultura e opinioni, perché a volte è anche interessante avere i riscontri positivi e negativi. Questo perché negli spazi pubblici vedi tanto grigiume, tanta banalità, manca In quel alcuni qualcosa che contesti, può emozionare. sì, e molto spesso capita di immaginare degli interventi con anche una finalità di far riflettere su determinate tematiche politiche e socioculturali, altri si prestano più per una cosa estetica, quindi anche di usare molto il colore. In questo caso, appunto, lavorando con gli spazi aperti, con installazioni che hanno per loro natura una durata temporanea, vuoi per il materiale usato, vuoi anche per la possibilità di esporre all'esterno, mi è venuta l'idea in qualche modo di poter tramandare i miei lavori, le mie opere. E quindi nasce l'idea di andare a personalizzare l'esterno, graficamente l'esterno di un'auto, con un pattern, una grafica, una texture, che nasce proprio da delle fotografie di una mia installazione che ho realizzato un anno fa a
a Firenze. Questi ombrelli azzurri, se non sbaglio. Esattamente, esattamente. Vediamo se si riescono a vedere. Quindi la cosa che ha stimolato anche l'interesse nel poi andare a realizzare questo progetto è che da lontano tu hai una percezione di un motivo floreale, quindi in qualche modo anche giocoso. No, infatti, serve. Nel momento in cui uno si avvicina prende coscienza che quel motivo è realizzato in realtà da una fotografia composta da tanti ombrelli. Quindi era anche una cosa in qualche modo un po' una stimolante. Tua firma che viene messa una firma sulla carrozzeria dell'auto? Sì, per certi versi anche l'oggetto stesso. Io sia a Firenze che a Soncino ho realizzato queste due installazioni con gli ombrelli, ma recentemente, quest'estate, sono stato chiamato da un direttore artistico di un importante festival che è arrivato al suo 20° anno per realizzare due installazioni ambientali, Annecy, che è una cittadina francese tra Grenoble e Ginevra. In quel caso una di queste due installazioni è stata realizzata appunto con gli ombrelli, ombrelli gialli, non più blu, e non più, diciamo, posati a terra, ma inseriti proprio in un corso d'acqua, nel corso principale del paese. Ma come funziona? Perché tanti di noi, magari con una vena artistica, cioè come si percorre la tua carriera? Perché abbiamo visto queste auto che, ecco nasce c'è una committenza, oppure una committenza che magari ha necessità di fare un certo tipo di promozione della propria attività, la vuole fare con una vena artistica, e penso magari agli spot pubblicitari di un tempo che erano dei capolavori, non me ne vogliano i pubblicitari di oggi, ma oggi mi sembrano molto più banalizzati. Ecco, nasce da questo, o sei tu che vuoi dare e chiedi, scusi, posso installare una stilizzazione della mia installazione sulle sue auto che poi girano per la città? Allora, nella fattispecie di questo progetto ho suonato io a bussare le porte. Tu volevi una superficie dinamica in movimento, sì, su cui poter applicare. Esattamente. Quindi chiaramente non è stato facile, perché insomma mi sono un po' mosso e ho presentato questa idea a più concessionari. E alcuni, una battuta che magari poteva essere simpatica, una di queste persone mi ha detto: guarda, sì, noi abbiamo già collaborato con Checco Zalone e all'interno poi di un film, e quindi però non vedo perché noi dovremmo fare un investimento del genere per nei tuoi confronti, insomma, sei le prime, in qualche modo la risposta era: sei le prime armi, quindi non sei interessante per noi dal punto di vista di ritorno. E quindi poi alla fine, bussando e bussando, qualcuno mi ha creduto in questo progetto e alla fine si è realizzato. Perché, fammi capire, sì, non c'era l'interesse per l'arte in genere di proporre, perché magari io vedo queste auto che si muovono e dico: ah, che bella idea, invece che avere delle auto tutte omologate potremmo avere ognuno delle auto personalizzate, chiamiamole affrescate, e ognuno la sua. E quindi ti rivolgi ad un artista, come c'è lo street artist che ti dipinge la parete, ti dipinge la carrozzeria. Quindi la pensavo in questo modo. In realtà ci vorrebbe la firma dell'artista, design, come era un tempo Pininfarina. Allora, per quello, per i concessionari d'auto potrebbe diventare interessante. Diciamo che comunque poi in questo caso la concessionaria di Padova, che ha creduto in questo progetto, ha allampiato il raggio d'azione, perché non solo da un'auto, questa prima che è stata realizzata, ne sono state realizzate 25 che vengono utilizzate in questo caso come auto di cortesia, e quindi in qualche modo animano la città. È chiaro è che ci sono dei costi da supportare, certo, per la realizzazione, e quindi ognuno in qualche modo cerca di trovare il giusto compromesso. E allora a suo tempo qualcun altro mi aveva detto che, insomma, per dal loro punto di vista non era interessante. Si può pensare ad un'applicazione della tua arte, cioè penso alle auto, a un futuro in cui uno vuole, come vuole personalizzata con gli optional, voglio una personalizzazione artistica, e a quel punto ci può essere il suggerimento dell'artista o serve il suggerimento di chi si compra l'auto? Allora, magari questo è il case history che
potrà animare i prossimi mesi o anni nel trovare le risposte. Posso dire che però anche in questo caso l'internet e i social network aiutano in qualche modo, perché più di una persona mi ha chiesto, vedendo chiaramente, non conoscendo per intero come nasce il progetto, se era possibile acquistare un'auto così personalizzata e non diciamo nell'ambito veneto, ma insomma alcune zone d'Italia. Quindi in qualche modo a volte è anche piacevole scoprire che persone in qualche modo distanti da te proprio fisicamente hanno un interesse nei tuoi confronti. Quindi tu ci hai portato altri video, no? Sì. Di altri progetti, di queste installazioni ambientali, quindi le auto in movimento, l'arte in movimento applicata all'auto, sono anche potrebbero diventare anche delle esposizioni viaggianti molto comode. Beh, lo sono, e in qualche modo, infatti, proprio come queste auto di cortesia che utilizzano comunque colori sgargianti, mi piaceva anche l'idea di invadere con colori accesi la città di Padova, quindi in qualche modo Quanto hai trovato sponda in questo tuo progetto? E nell'ambito, si è appena conclusa Auto e Moto d'Epoca in Fiera Padova, che è una manifestazione che vuole diventare un brand della città, e per la prima volta quest'anno è uscita dai padiglioni della fiera e ha invaso un po' la città attraverso il suo marchio, attraverso anche dei modellini e delle iniziative. E si parla proprio che dal prossimo anno un po' tutta la città diventerà una sorta di circuito per le auto e moto d'epoca, di iniziative di questo genere, quindi con macchine che sono legate ad una storia, ad un percorso e quindi anche ad una carrozzeria un po' particolare. Quanto secondo te ci può essere connessione? Beh, sicuramente può essere un'alternativa o una nuova prospettiva di immaginare delle manifestazioni che per loro natura per certi versi possono risultare ripetitive, e quindi trovare nuove sinergie dinamiche per stimolare le persone con nuove idee sicuramente può essere solo che di giovamento per la città. E quanto delle installazioni ambientali, quindi quanto i tuoi progetti, quanto la tua arte diventano anche un elemento di interattività con chi la fruisce? Beh, appunto, prima poc'anzi parlavi che avevo provato alcuni video, menzionavo anche appunto che quest'estate ho realizzato queste due installazioni in Francia. Abbiamo i video, esatto, quindi chiediamo gentilmente al collega David, come si intitolano i due video, allora, così diamo delle indicazioni alla regia. Floating Flowers. Floating Flowers. Fiori galleggianti. Cioè gli ombrelli gialli nel canale, si offende. Sì. Il sindaco di questa località francese. Il canale, anzi proprio che diciamo, è una cittadina sulle sponde del lago, esattamente, quindi sono stati inseriti nel questo canale, il Tube River, 150 ombrelli, sono due installazioni appunto prima menzionavo, utilizzando due elementi semplici, ombrelli e dei paletti di legno colorati rossi, quindi due interventi dove avevano la connessione con due elementi caratteristici di Annecy, ovvero l'acqua e i fiori. Quindi questo intervento era semplicemente dove appunto queste ninfe gialle galleggianti, utilizzando appunto l'ombrello, in questo caso invece un'alluvione di tulipani rossi. All'interno di questo giardino sono andato a disseminare più di 6.000 paletti rossi, quindi le due installazioni in qualche modo avevano anche un ritorno dal pubblico molto diverso, con forme morbide e una distanza da un ombrello all'altro, in qualche modo anche per la location avevano delle sensazioni diciamo piacevoli e anche esteticamente interessanti. L'altra era quasi proprio volutamente, più opprimente. Esatto, tu avevi bisogno di camminare all'interno di questi paletti rossi e confrontarti anche con uno spazio modificato, quindi anche la percezione di cos'è lo spazio pubblico, nel senso è stato anche simpatico in quell'occasione, perché io chiaramente sono andato a fare sì un sopralluogo a marzo prima di andare, e d'inverno la cittadina cambia poi ovviamente aspetto. In estate poi mi sono trovato a